meglio stasera, baby, go, go, go. Il riso aiuta sia a sorridere, aiuta anche a donare il sangue, perché donare è importante. Ecco la Gina. Domani direte a chi non c'è, se ti sei divertito da un'altra parte, ti sei perso comunque qualcosa di simpatico stasera. Utilizzerete di questa bella serata intanto comunque per divertirvi, per ricordarvi con quale scopo l'abbiamo organizzata e eventualmente pensarci all'anno prossimo. Ecco, grazie, io vi auguro proprio buon divertimento e basta. Grazie. Si posa sulla tua spalla, tu la guardi e dici no, anche tu pensi che sono una merda. Ma no, vite coraggiose, e lo faremo con un ospite dal vivo. Abbiamo una persona qui che vorrà testimoniare un fatto molto grave, perché pensate, è una persona qualunque, no? Una persona della strada, oserei dire, cioè come me, come voi, lo vedete un po' camuffato perché non può ovviamente mostrare il suo vero volto, lui non può dimostrare chi è, e quindi è qua per dirci delle cose veramente scottanti. Buonasera! Calma! Sì, sotto copertura! Perché sta vocina? Tutti quelli che sono sotto copertura hanno la voce che è camuffata. Lo chiameremo con un nome simbolico, non possiamo dargli il suo nome vero, lo chiameremo signor Roberto. Signor Roberto, può Dio dire al nostro pubblico gentilmente che cosa ha visto lei di così grave? Signor Roberto, può dire al nostro pubblico cosa ha visto di così grave? Roby, dai, tocca a te. No! Sei tu, Roberto! Io mi chiamo Gianco. Puoi dire al pubblico sì. Cosa hai visto di così? Sì. No, basta la voce. Ok, io ho visto una persona nel mio condominio. Ah, quindi anche una persona vicina a lei. Sì, nel mio condominio ho visto una persona che non pagava il canone della Rai. Ho parlato con la famiglia, la prendiamo adesso in onda, la mia vita non è cambiata, ma la cosa... Magari se abbassiamo anche un pochino le luci, ecco. Cosa fa? La mattina mi lavo la faccia. 90 gradi, vedete? Ecco. Va bene, andiamo con la seconda, per favore. La seconda, grazie. Ho dovuto rifare la carta di identità, con la patente, tutto. Ho dovuto rifare tutto, guarda, una cosa, se andiamo avanti. Proseguiamo, grazie. Andiamo avanti. Cos'è sta roba? Mia moglie. Guardate come sono innamorati. Siamo cotti. Prego la prossima, per favore. Dai. La piccola, okay. L'agostina. Ah, perché lui è... Perché lei mi diceva che ha due figli? Sì. Che età? 18-10. Poi ho anche un hobby io, Che hobby ha? Suono la batteria. No. Andiamo avanti, per favore. Cos'è? Mastrotta? Lo sponsor. Andiamo, se non ha... Vabbè, questa è una cosa utile finalmente, lei sta partecipando a una saga medievale. No, come no? Sono uno del pubblico io. Andiamo avanti, per favore. Vai. Va bene, credo che ce ne sia l'ultima, credo che ci sia. Sì. Questa gente. Questi sono i quattro che mi hanno intervistato prima di lei.
di un alpino e del suo fatal incontro. Lorenzago era questo il nome dell'alpino. Era un bel ragazzo, un belluno, un vigo d'angelo, erto di statura, magari un po' lozzo, ma dal cuore d'oro e tanto generoso, anche se non aveva nemmeno un soldo in tasca. Un giorno l'alpino Lorenzago si addentrò in una folta boscaglia in fondo alla vallata. Quella volta aveva bevuto parecchio e aveva oltrepassato ogni misurina e si perse. Beh, insomma, per usare le parole di Dante, nel mezzo del nebbiù di nostra vita si ritrovò in una selva oscura che la dritta via aveva sbarrita. Camminando barcollante rideva ed era sereno del grappa, ma ad un certo punto, ahimè, incappò in un fatale incontro. Tra la vegetazione vicino un laghetto scorse da lontano in penombra una figura china a lavare i panni, molto giamosa, bionde trecce di capelli, un frontino alla francese e una minigonna molto molto cortina. Lorenzago, che era molto agordo, lascia perdere, questo qui era agordo proprio, subito pensò, fregandosi le mani: meno male che stamattina l'ho castellavazzo prima di uscire. Mentre rideva, si avvicinava. Deve essere proprio una bella porca, eh? E sospirolo. Oh, sono le tette più belle che abbia mai visto, le gambe più belle che abbia mai visto, le labbra più belle che abbia mai visto, la barba più folta che abbia mai visto. Come si chiamerà questa bella borca? Il suo nome era Lamon. Lamon era un gaio taglialegna con una voce strana ma piena piena di cadore. Lamon si avvicinò a Lorenzago e, accarezzandolo, gli chiese: ma dove vai, bell'alpino? Te può soffrire una cedrata? O un orzes? Hai fame? Vuoi una minestra di farra? Una mella? O un perarolo? Lorenzago rimase impietrito come un auronzo. Riuscì solo a balbettare: tai bon, tai bon, tai bon. E Lamon continuò. Sedico che te quero. Sedico che te quero. Io te voglio mas. Io voglio un bes. E basta con le cencenighe. Adesso ti levego i pantaloni, girate. E mentre diceva così, Lamon alzò la minigonna e calalzo un bel longarone. Castion! Guardando il longarone, nemmeno è lungo come il mio se lo seguo a metà. Allora Lorenzago, subito voltago, cercò di scappar via e corse alle grandi falcate, gridando: scusa, gosardo un debito e poi torno, Ma inciampò in una radice scoperta e zoppe per terra. Poi il vodo. Lorenzago non ricorda più nulla, probabilmente svenne. Verso Ceresera, passando da Sovramonte e camminando pianon pianon, Lorenzago, tutto sudato e impaurito, si sentiva arsie. Allora trovò una sorgente proprio in Rivamonte
e pieve un po' d'acqua, ma non era acqua buona, sapeva d'orzes. Oh no, no! D'un tratto i ricordi si fecero nitidi, si sentì, fiammò nello stomaco e poi fiammò sempre più giù. Ma dove? All'ano. Morale, se nel bosco davanti a te un gaio taglia legna in minigonna, estrae la sua sappada dalle mutande, tu fuggi senza pensare, perché sennò finisci all'ospitale, ma soprattutto non girarti mai. Francesco Damiano! Ringraziamo, speriamo di rivederci il prossimo anno un po' più numerosi e vi posso assicurare che il riso fa buon sangue. Buon